Buongiorno dagli studi di Obiettivo News. Oggi, 1 febbraio, è Santa Verdiana e Santa Brigida d'Irlanda. Oggi è anche la giornata mondiale del velo islamico. Istituita nel 2013 dalla bangladese Nazma Khan, ha come significato e obiettivo sensibilizzare le persone sulla questione del velo islamico. Nazma Khan invita tutte le donne musulmane non a indossarlo per un giorno intero per combattere la discriminazione. Un altro significato della giornata mondiale del velo islamico è quello di ribadire che indossare lo hijab deve essere una scelta libera e non un obbligo. Sebbene esistano altre tipologie di velo, il nome della giornata mondiale del velo lascia intendere che nell'Islam vi sia solo lo hijab. Tuttavia, quello che è nato dalle donne per le donne come un modo per rivendicare il loro diritto a indossare il velo è presto passato sotto il controllo degli uomini. Questi ultimi ne hanno approfittato per imporre la loro volontà di sottomissione delle donne, riuscendo così a capovolgere il significato della ricorrenza. Di origini antiche, il velo è uno dei simboli del mondo islamico, nonché un forte simbolo di sottomissione della donna rispetto all'uomo, mentre nel Corano l'hijab è descritto come un simbolo di devozione al Signore e non come segno di sottomissione all'uomo. Diversi a seconda degli stati nei quali vengono indossati, le varie tipologie di veli si differenziano per religione, cultura di ciascun paese. L'hijab è quello più conosciuto ed è quello che le attiviste della giornata mondiale del velo islamico intendono tutelare. Copre solo il capo, lasciando il viso scoperto. Il chador consiste in una veste che lascia scoperti solo viso e mani ed è indossato prevalentemente in Iran. Il khimar invece è una veste ad altezza ginocchio utilizzata in Medio Oriente. C'è infine il niqab e il burqa contro i quali le donne si ribellano per il loro valore opprimente. Il niqab è infatti una veste che lascia scoperti solo gli occhi, mentre il burqa lascia persino gli occhi nascosti alla vista. Buona giornata.